benvenuto nel primo solo blues, dove ti dimostro come suonare la pentatonica minore avendo un'espressione con i bending, con il vibrato e con gli slide che abbiamo visto nella lezione sul bending e vibrato. È fondamentale acquisire il bending per un blues, un sound blues efficace. Poi vedi, il solo c'ha 12 battute di solo, dove tu devi cercare di imitarlo nella migliore maniera. Hai l'audio. Questi soli, alcuni li ho scritti, alcuni li ho presi da altri autori, non stanno nei dischi comunque. Però ti invito poi ad ascoltare gli assoli famosi di Steve Ray Vaughan, B.B. King, Clapton, i maestri del blues. Vedi, questo è in 12 ottavi, quindi sono 4 quarti suddivisi in 3, proprio per farla semplice. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e diventano 3 per 4, 12 ottavi. Quindi, vedi, l'assolo usa note, la tonica. Ogni frase va a cadere sempre cioè, termina con la tonica, inizia e termina. Troviamo nelle frasi la settima minore, cioè tu sai l'accordo, il blues è in la, l'accordo è formato da tonica, terza maggiore, quinta e settima minore. Sono le note la. Le note dell'accordo, chord tones e note guida sono le più importanti nel blues come nel jazz, nel pop, in qualsiasi genere. L'importanza delle note dell'accordo, di suonare le note dell'accordo. Sono tutte note dell'accordo, quinta, tonica, terza minore. L'assolo fa un 2 3 1 2 tonica. Tonica, un bel vibrato. Qua fa una sequenza scalare che l'abbiamo vista in altre lezioni, tipo quelle. E infatti fa, lo rifaccio qua. 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1. Non fa niente qui, cioè anche quando lo impari, pure se ritmicamente suoni diversamente, l'importante è che apprendi qualcosa, capito? Perché lo scopo è non imparare questo solo a memoria, ma assimilare il lessico del linguaggio blues. Quello è lo scopo, capito? Qui se lo impari sbagliato ritmicamente, da un lato è meglio, tu cerca di imitarlo con l'audio, è meglio nel senso che ti viene una variazione del solo, quindi è una sequenza legato ascendente o hammer on. Vedi, sempre sulla tonica mi fermo in la. Settima minore. Vedi come tutte le note dell'accordo. Sono tutte le note dell'accordo. Continua. Acciaccadure è un'altra cosa ricorrente negli assoli che devono entrare nel tuo modo di suonare. Quindi
Le acciaccature e ovviamente il bending e il vibrato è la voce proprio tua. I pre-bending, cioè solo il rilascio. Quindi volevo dirti, puoi scaricare tutti questi assoli, tutte le trascrizioni, nota per nota. Ci sono anche, ho scelto anche assoli famosi di Clapton, Steve Vai Vaughan, 18 licks, 18 frasi, 18 idee, perché no, i lick sono delle idee ritmiche sulle pentatoniche, sulle scale. C'hai 4 assoli che sono graduali, li ho scelti perché sono belli da imparare, molto stimolanti da imparare. C'hai 4 ritmiche shuffle, Texas blues. C'hai delle lezioni su come applicare gli arpeggi negli assoli. E ti invito quindi a collegarti al sito e nella descrizione, nelle schede, puoi trovare tutto anche se non decidi di acquistarlo. Puoi iscriverti nella pagina, iscriverti al sito e ricevi varie lezioni gratuite. Ti ringrazio e ci sentiamo al prossimo video. Ciao da Giambiero. Chiudo.